Papa Francesco ha seguito con sgomento e in preghiera le notizie sulla terribile strage di ieri sera a Nizza. Il Santo Padre affida il suo dolore a un telegramma indirizzato al Vescovo di Nizza, in cui denuncia con forza la violenza cieca che ancora una volta ha colpito la Francia. Nel nostro ripercorrere le tappe dell'anno santo della misericordia riandiamo con le immagini e con la riflessione del Papa al giubileo della Curia Romana celebrato lo scorso 22 febbraio, festa della cattedra di San Pietro. La prima GMG vissuta da Papa Benedetto XVI vede il pontefice nella sua terra natale a Colonia, meta scelta dal suo predecessore Giovanni Paolo II. Riascolteremo le parole di Benedetto XVI pronunciate nel corso della veglia del 20 agosto 2005. Da oggi in programmazione la seconda parte del programma realizzato dalla nostra emittente Verso Cracovia. Ancora una volta testimonianze e immagini che ci riportano nel cuore degli eventi vissuti dai giovani in 30 anni di GMG. Sul bollettino della Sala Stampa Vaticana si legge quanto segue. Questa mattina il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, padre Federico Lombardi, ha rilasciato la seguente dichiarazione sulla tragedia di Nizza. Abbiamo seguito questa notte con grandissima preoccupazione le terribili notizie da Nizza. Manifestiamo da parte di Papa Francesco la nostra partecipazione e solidarietà alla sofferenza delle vittime e di tutto il popolo francese in quello che doveva essere un giorno di grande festa. Condanniamo nel modo più assoluto ogni manifestazione di follia omicida, di odio, di terrorismo e ogni attacco contro la pace. Nel nostro ripercorrere i passi del Giubileo della Misericordia, riandiamo oggi al 22 febbraio, giorno nel quale la Chiesa celebra la festa della Cattedra di Pietro. In quel giorno la Curia Romana ha celebrato il proprio giubileo suddiviso in tre momenti: una meditazione in aula Paolo VI tenuta da padre Marco Rupnik, il cammino dall'aula Paolo VI verso la Basilica di San Pietro e la messa celebrata dal Papa nella stessa Basilica. Insieme alla riflessione del Papa non possiamo dimenticare quell'immagine di Francesco che cammina mescolato ai semplici fedeli dietro la croce verso San Pietro. La domanda centrale del brano dalla quale Francesco ha preso lo spunto nella sua riflessione è stata: «Voi chi dite che io sia?» Una domanda chiara e diretta, senza nulla di inquisitorio, piena di amore. L'amore del nostro unico Maestro, che oggi ci chiama a rinnovare la fede in Lui, riconoscendolo quale Figlio di Dio e Signore della nostra vita. È il primo chiamato a rinnovare la sua professione di fede e il successore di Pietro, che porta con sé la responsabilità di confermare i fratelli. E il Papa ha proseguito invitando a far sì che la grazia plasmi di nuovo il nostro cuore per credere e aprire la nostra bocca per compiere la professione di fede e ottenere la salvezza. Gesù, ha ricordato il Papa, è il fondamento e nessuno ne può porre uno diverso. Lui è la pietra su cui dobbiamo costruire. Non è la pietra che trae il suo nome da Pietro, ma è Pietro che lo trae dalla pietra. Così come non è il nome Cristo che deriva da Cristiano, ma il nome Cristiano che deriva da Cristo. La pietra è Cristo, sul fondamento del quale anche Pietro è stato edificato. Da questa professione di fede, ha sottolineato il Pontefice, deriva per ciascuno di noi il compito di corrispondere alla chiamata di Dio. Ai pastori, anzitutto, viene richiesto di avere come modello Dio stesso che si prende cura del suo gregge, un comportamento che è segno dell'amore che non conosce confini, una dedizione fedele, costante, incondizionata, perché a tutti i più deboli possa giungere la sua misericordia.
E tuttavia non dobbiamo dimenticare che la profezia di Ezechiele prende le mosse dalla constatazione delle mancanze dei pastori di Israele. Pertanto fa bene anche a noi, chiamati ad essere pastori nella Chiesa, lasciare che il volto del buon Dio pastore ci illumini, ci purifichi, ci trasformi e ci restituisca pienamente rinnovati alla nostra missione. Che anche nei nostri ambienti di lavoro, ha proseguito Francesco, possiamo sentire coltivare e praticare un forte senso pastorale, anzitutto verso le persone che incontriamo tutti i giorni, che nessuno si senta trascurato o maltrattato, ma ognuno possa sperimentare prima di tutto qui la cura premurosa del buon pastore. E il Pontefice ha concluso invitando i presenti a fare in modo che il Signore ci liberi da ogni tentazione che allontana dall'essenziale della missione e a riscoprire la bellezza di professare la fede nel Signore Gesù. La fedeltà al ministero bene si coniuga con la misericordia di cui vogliamo fare esperienza. Nella Sacra Scrittura, d'altronde, ha detto ancora il Papa, fedeltà e misericordia sono un binomio inseparabile. Dove c'è l'una, là si trova anche l'altra e proprio nella loro reciprocità e complementarietà si può vedere la presenza stessa del buon pastore. Dopo l'era Giovanni Paolo II, dal 2005 è Benedetto XVI a prendere in mano il timone della barca di Pietro e a presenziare alla GMG, già indicata dal suo predecessore, Giovanni Paolo II, a Colonia. È la 20ª giornata mondiale della gioventù. Vi prendono parte circa 1.200.000 giovani e il tema scelto è quello «Siamo venuti per adorarlo», che riconduce ai Magi, legati alla città tedesca. Riascoltiamo assieme lo stralcio pronunciato in italiano da Papa Benedetto alla veglia di sabato 20 agosto 2005. Questo significa... significa che non ci costruiamo un Dio privato, non ci costruiamo un Gesù privato, ma che crediamo e ci prostriamo davanti a quel Gesù che ci viene mostrato dalle Sacre Scritture e nella grande processione dei fedeli chiamata Chiesa si rivela vivente sempre con noi e al tempo stesso sempre davanti a noi. Si può criticare molto la Chiesa, noi lo sappiamo. Il Signore stesso ce l'ha detto. Essa è una rete con dei pesci buoni e dei pesci cattivi, un campo con il grano e la zizzania. Papa Giovanni Paolo II, che nei tanti beati santi ci ha mostrato il volto vero della Chiesa, ha anche chiesto perdono per ciò che nel corso della storia, a motivo dell'agire e del parlare di uomini di Chiesa, è avvenuto di male. In tal modo fa vedere anche a noi la nostra vera immagine e ci esorta ad entrare con tutti i nostri difetti e debolezze nella processione dei Santi che con i Magi dell'Oriente ha preso il suo inizio. In fondo, trovo io, è consolante il fatto che esiste la zizzania nella Chiesa, per così, con tutti i nostri difetti, possiamo tuttavia sperare di trovarci nella sequela di Gesù che ha chiamato proprio i peccatori. La Chiesa è come una famiglia umana, ma anche allo stesso tempo la grande famiglia di Dio, mediante la quale Egli forma uno spazio di comunione e di unità attraverso tutti i continenti, le culture e le nazioni.
Perciò siamo così lieti di appartenere a questa grande famiglia che vediamo qui. Siamo lieti di avere fratelli e amici in tutto il mondo. Lo sperimentiamo proprio adesso qui a Colonia, quanto sia bello appartenere ad una famiglia vasta come il mondo, che comprende il cielo e la terra, il passato, il presente, il futuro e tutte le parti della terra. In questa grande comitiva di pellegrini camminiamo insieme con Cristo, camminiamo con la stella che illumina la storia. Ho avuto anche poi un punto privilegiato, diciamo, osservatore speciale, diciamo, nelle successive GMG, quella di Madrid nel 2011 e quella di Rio de Janeiro nel 2013. Privilegiato perché l'ho vissuto dall'altra parte, non tanto come pellegrino o fedele, ma come parte dell'organizzazione. In realtà non c'è uno stacco così grande perché si rimane fedeli e si rimane pellegrini. Quindi ogni volta, anche se si fa un lavoro più professionale, in realtà si rimane sempre nell'ascolto del messaggio del Papa, nel voler vivere la Giornata Mondiale della Gioventù. A Madrid sono stato una settimana al servizio della Conferenza Episcopale Italiana e lì ho avuto l'occasione di vivere la Giornata Mondiale della Gioventù veramente dal basso. Cioè, oltre all'esperienza personale, ho avuto l'opportunità di sentire, intervistare i ragazzi, quindi le loro speranze, i motivi per cui erano lì. Una cosa che mi ricordo e mi ha colpito erano gli accompagnatori di un gruppo di disabili. Questi disabili, che veramente una persona pensa, hanno fatto un viaggio lungo, hanno delle difficoltà motorie, quando si va alla veglia veramente la difficoltà lì è grande, ma questi ragazzi con un sorriso meraviglioso, senza barriere mentali, perché veramente liberi di spirito, col grande desiderio di incontrare il Papa, e con questi accompagnatori eroici che veramente facevano di tutto per farli stare a loro agio e davano il tutto per tutto. La seconda GMG sarà quella di Rio de Janeiro, sempre da un punto di vista privilegiato, forse ancora di più, perché lì sono stato un mese e in questo mese ho vissuto l'esperienza dell'ospitalità brasiliana. Sono stato ospitato per questo mese in una famiglia con tre figlie femmine, è una famiglia cattolica che addirittura mi hanno dato una stanza dove dormiva questa bambina di 8 anni, l'hanno spostata e hanno messo un materasso per terra nella camera delle sorelline per lasciare a me la loro camera. È stata un'esperienza bellissima, di grande carità, di grande ospitalità e diciamo la Giornata Mondiale della Gioventù in questo senso è stata ricca di umanità. Perché le esperienze che ho raccolto intervistando i giovani erano esperienze anche loro di ospitalità in famiglie disagiate, perché ci sono state molte ospitalità dentro le favela, quindi persone che non hanno niente ma quel poco che hanno l'hanno dato. Quindi un'umanità forte, un segno concreto di quello che è anche l'affetto, l'amore verso i pellegrini.
Penso ci sia una linea di continuità tra le varie GMG, che infatti sono tappe di uno stesso percorso, si può tracciare quasi una linea continua. Cambiano i papi, cambiano i giovani, ma rimane la Chiesa Cattolica, quindi rimane il filo conduttore che lega tutti. Soprattutto i giovani, anche se cambiano le generazioni, rimangono con questa sete di sapere, di conoscere la verità. Quello che mi colpisce sempre di questi giovani, dal 97 a oggi, sono passati 20 anni, quindi le cose sono cambiate, è la richiesta di senso della vita, da una parte, perché ci sono molti giovani che si avvicinano alla fede o che sentono parlare della Chiesa, sentono parlare del Papa o per amicizia verso altri decidono di partecipare a questa GMG, scoprono un mondo che non conoscevano e tornano arricchiti, e da una parte ci sono invece i giovani dei movimenti ecclesiali o i giovani delle parrocchie, i giovani convinti, che mostrano il desiderio di identità, non solo il desiderio, ma mostrano proprio l'identità. Questo l'ho visto a Madrid, in quella famosa tempesta di pioggia che si è scatenata la sera in cui Benedetto XVI ha fatto la veglia. Erano fermi come la roccia e hanno continuato a stare lì. Questa identità che ha bisogno di essere mostrata, penso sia una delle forze portanti della Giornata Mondiale della Gioventù. Seconda parte in programmazione da oggi dello speciale realizzato verso Cracovia. Ne vediamo uno stralcio con la testimonianza di padre Gianfranco Grieco. La trasmissione, lo ricordiamo, è in programmazione domani alle 21.30, domenica alle 19.30, lunedì alle 12 e martedì alle 20. Io non posso non ricordare l'evento di Częstochowa, perché Częstochowa era dopo la caduta del muro di Berlino e tutti questi milioni di giovani che dormivano ai piedi del santuario di Częstochowa all'aperto, era Ferragosto, e anche venivano dall'Europa centro-orientale giovani che erano fuggiti, scappati, che non si sapeva dove andare, e quella era la stagione in cui la Chiesa in Polonia, la Chiesa nell'Europa orientale era faro ed era fiaccola, cioè attirava a sé e poi guidava. E l'evento di Częstochowa ha commosso anche Giovanni Paolo II, perché lui, che è stato il pioniere, il combattente di questa democrazia negli ex territori dell'Unione Sovietica, di questa liberazione preparata a fatica da tutti i viaggi in Polonia, e poi vedeva in questa Giornata Mondiale della Gioventù del 91, l'89 è caduto il muro, nel novembre 91 era la festa della Madonna dell'Assunta, 14 e 15 di agosto, la grande gioia di questo Papa polacco, che godeva di questa gioventù multietnica, multirazziale, perché sono venuti da tutte le parti per dire che lui era il Papa della nuova generazione, lui era il Papa del dopo muro di Berlino, lui era il Papa che aveva proclamato a fatica la libertà, e adesso questo annuncio, questa fatica la toccava con mano. Prima pagina dell'Osservatore Romano con la data del 16 luglio 2016. Oltre 80 morti e un centinaio di feriti in un attacco terroristico compiuto sul lungomare di Nizza nel giorno della festa nazionale del 14 luglio. Violenza cieca. Dolore e cordoglio di Papa Francesco, che esprime vicinanza al popolo francese e assicura preghiere per le vittime. La via più difficile, editoriale di Giuseppe Fiorentino. Kerry e Putin a Mosca discutono di una possibile roadmap per il rafforzamento della cooperazione, alla ricerca di una soluzione per la pace in Siria.